Dottor Curcio, una presenza particolarmente importante la sua qui oggi come capo dipartimento della protezione civile, un segnale di vicinanza a queste regioni che vogliono collaborare ma anche a questo volontariato che lavora insieme. Sì, elementi essenziali, la collaborazione tra le regioni che hanno la responsabilità in materia di protezione civile e soprattutto in materia di AIB e il rapporto col volontariato. Oggi questa esercitazione sancisce una cooperazione tra le amministrazioni regionali e quindi una cooperazione tra le associazioni di volontariato e anche le forze statali che operano sul settore. Insomma, un dipartimento che è sempre più vicino alle forze in campo e alla gente, perché bisogna rispondere a dei bisogni poi principalmente. Ma sì, le azioni di coordinamento non possono prescindere dalla conoscenza delle realtà territoriali. Il dipartimento è vicino al territorio, deve essere presente, perché solo così poi si può avere anche quella visione nazionale che ci consente di fare le scelte, speriamo, giuste. Presidente Toti, questo è un momento pienamente operativo della collaborazione fra Liguria, Piemonte, Lombardia, regioni insieme anche col volontariato dell'antincendio e della protezione civile. Beh, direi che è una buona giornata, una giornata in cui le protezioni civili con il Dipartimento Nazionale, il Dottor Curcio, la protezione civile di Liguria, Lombardia e Piemonte stanno collaborando. È un bel esempio di efficienza e di funzionalità, credo sia uno di quegli esempi di buona collaborazione che stiamo mettendo in piedi nelle regioni del nord-ovest e che sta portando grandi vantaggi dalla programmazione delle infrastrutture alla formazione di una protezione civile efficace ed efficiente per tutte le emergenze. Presidente Maroni, ancora una volta insieme al Presidente Toti e questa volta per un qualcosa di concreto sul territorio, uomini che lavorano insieme già da tempo peraltro, non è oggi il primo giorno che vediamo la protezione civile lombarda insieme a quella ligure e a quella piemontese. Sì, è una buona cosa, scambiarsi le esperienze, vedere come lavorare insieme rende più efficiente tutto il servizio. La presenza poi della Protezione Civile Nazionale, che ringrazio, è importante perché c'è da continuamente aggiornare i sistemi, le procedure, soprattutto adesso che siamo nella fase di riforma del mondo delle autonomie con la fine delle province. Lo dico per me, Regione Lombardia, perché noi abbiamo delegato molto della protezione civile alle province, mentre la Liguria gestisce a livello regionale, e quindi sono qui anche per vedere come funziona il sistema ligure e eventualmente per esportarlo in Lombardia. Insomma, una collaborazione che continua anche dal punto di vista della sanità, qui c'è l'assessore Viale, vicepresidente, anche lì è uno scambio di idee, di buone pratiche. Scambio di buone pratiche, perché i malati in Liguria e i malati in Lombardia non sono molto differenti tra di loro e noi vogliamo garantire un sistema sanitario di eccellenza in tutta l'area del nord-ovest, in particolare Lombardia e Liguria. C'è un rapporto di stretta collaborazione con Sonia, mi pare che funzioni bene, quindi bene, una collaborazione che continua in tutti i settori, oggi protezione civile ma sanità in particolare.